Bene amici, ci troviamo a Marina di Stabia e siamo a bordo di un Cap Camarat 9.0 Walkaround davvero molto particolare. Sono con Gennaro di Electrical Service. Buongiorno Gennaro. Ciao Carlo, buongiorno a tutti. E siamo anche con Mimmo a bordo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Vi dicevo, è una barca molto particolare perché è la Seakeeper Demo Boat, dal momento che Electrical Service, essendo azienda dealer ufficiale Seakeeper, è una barca dotata di tutte le tecnologie dell'azienda. Cosa abbiamo a bordo? Qui sulla Cap Camarat Walkaround 9.0 abbiamo il Seakeeper 2 come stabilizzatore giroscopico antirollio e poi abbiamo Seakeeper Ride 600 che praticamente ci riesce ad eliminare oltre il 70% del beccheggio in navigazione che tra poco vi faremo vedere. Tra poco vi faremo vedere perché adesso siamo ridossati al porto, ma come vedete dalla camera anteriore le condizioni meteo non sono affatto favorevoli, diciamo che non è un'uscita da diporto dedicata. La barca è motorizzata con due Mercury V8 da 250 cavalli ognuno e guardate qui, già uscendo vediamo colpiti dal vento, c'è tanta onda, quindi condizioni davvero poco favorevoli. Attualmente abbiamo tutti i sistemi disattivati a bordo, guardate qui come siamo soggetti al rollio, la barca si pone ovviamente con la murata al vento, quindi veniamo letteralmente trascinati in balia delle onde, ma a noi basta toccare un semplice tasto e guardate qui come ritorniamo subito in assetto, merito del Seakeeper appunto che, come vi dicevi, effettua tantissime rivoluzioni per compensare la forza laterale del rollio. Certo, sì sì. Il momento angolare giusto, adatto ad ogni imbarcazione, permette di stabilizzare oltre il 90% qualsiasi tipo di imbarcazione, da 7 metri in poi. Quindi ogni domanda che ci fa il semplice armatore, ma da che barca fino a che riusciamo, stabilizziamo qualsiasi tipo di imbarcazione. E appunto ne approfittiamo per farvi presente che se avete domande, dubbi su questi sistemi di bordo, lasciate un commento e noi provvederemo a girarli a Gennaro ad Electrical Service per darvi qualsiasi risposta, qualsiasi informazione. Quindi dicevamo, adesso abbiamo il Seakeeper 2, ma partiamo dal Seakeeper 1, quindi per imbarcazioni anche più piccole. Sì, sì, da 7 metri fino a 55 quintali, 5 tonnellate e mezzo di imbarcazioni, possiamo offrire il Seakeeper 1 adatto ad eliminare il rollio dell'imbarcazione. Altrimenti arriviamo anche a imbarcazioni come quella che vediamo qui a prua. Sì, sì, certo. Sì. Con installazioni multiple riusciamo a stabilizzare barche oltre le 100 tonnellate. Quindi nessun problema. E a proposito appunto di stabilizzazione, adesso siamo in dislocamento, ma tra poco affonderemo manetta per vedere anche il comportamento dei ride, perché i ride non sono dei semplici flap, giusto? Sì, sono degli attuatori elettrici intelligenti gestiti da un software dedicato che ci permettono di anticipare la planata notevolmente e soprattutto in navigazione di evitare quel beccheggio noioso e le solite botte di mare che si prendono con questo tipo di mare. Esatto, quindi date un occhio alla telemetria anteriore perché a proposito di impatti è davvero particolare. Noi siamo appena rientrati da un test preliminare, ma diamo manetta, vediamo come si comporta. Attualmente noi quindi abbiamo i ride attivati? Sì, in modalità automatica. Ok, quindi provvederanno da sé a correggere tutti gli assetti, quindi basta portarci in planata perché mi dicevi in dislocamento ovviamente hanno pochissimo effetto. Sì. Dal momento che quante correzioni riescono ad effettuare al secondo? 100 movimenti al secondo per far sì che la barca si metta in assetto e non sbatti in navigazione. Quindi affondiamo manetta, vediamo come si comportano. Guardate già l'accelerazione, faremo dei test comparativi con e senza ride. Siamo in planata. Siamo in planata veloce, 26 nodi, onda di prua, però guardate qui, non abbiamo nessun problema di bilanciamento. Gli schizzi che vedete sulla camera anteriore provengono dal vento perché come vedete c'è tantissimo vento a bordo, quindi ovviamente la carena devia le onde e ovviamente poi l'impatto verrà portato a bordo dal vento che abbiamo al mascone di dritta, ma guardate come restiamo perfettamente livellati, basta soltanto dare un filo di gas e restiamo su questa andatura, sui 18 nodi ci stiamo assestando, guardate, teniamo l'onda al mascone 20 nodi ma siamo sempre livellati sull'orizzonte. Ma se proviamo a disattivare i ride, vediamo cosa succede. Ride disattivati adesso. Ride disattivati, vediamo ecco. Sentiamo proprio l'impatto a bordo e vediamo anche come la prua si è bilanciata, spostata sul lato di dritta, perché ovviamente non abbiamo i pesi equilibrati a bordo. Guardate qui come sale molto di più acqua a bordo, l'impatto non è più ammortizzato e basta premere adesso. Ritorniamo in assetto
ed è tutto molto più confortevole. C'è un'onda piuttosto antipatica attualmente, ma l'impatto, vi posso assicurare, la sensazione a bordo è di aver ridotto davvero il 70% degli impatti. E contemporaneamente abbiamo anche il Seakeeper, che resta ancora attivo, ma ti dicevi non influenza le nostre virate. Assolutamente no, con il controllo attivo praticamente il Seakeeper se ne accorge se la barca è invirata, cioè inclinata perché sta virando, o è un'inclinazione di rollio. Quindi non corregge, ma asseconda la virata. Quindi cioè, questo è uno dei dubbi appunto dei riportisti, che qualora dovessimo virare la barca tende a inclinarsi per seguire appunto la miglior virata possibile. Adesso facciamo un esempio, io viro a destra, guardate la barca come si inclina col Seakeeper on. Quindi abbiamo il Seakeeper attivo e la barca si inclina tranquillamente. Quindi è come se non ci fosse attualmente durante la virata, ma basta rimetterci in assetto e il Seakeeper lavora anche attivamente durante queste fasi di planata. Assolutamente, sì. Fino a che velocità riesce a sostenerci? Non abbiamo limite. Non c'è limite, e anche per quanto riguarda i ride, una volta entrate in funzione non abbiamo nessun tipo di difficoltà. Mentre per quanto riguarda l'installazione, questa è una barca demo, quindi realizzata da voi, ma voi potete effettuare comunque lavorazioni aftermarket, quindi sì, sul privato. Certo. Quindi viene studiato in maniera sartoriale, diciamo così. Sì, sì, ogni minimo dettaglio viene studiato sia per l'installazione dei Seakeeper Ride che per le installazioni dei Seakeeper. Tutti gli spostamenti, tutti i bilanciamenti di peso, questi vengono calcolati tranquillamente in fase di preliminare di installazione. Quindi io devo soltanto contattarvi, dirvi il modello di barca per avere un'idea generica del modello da installare, una semplice sopralluogo per capire un attimino cosa da farsi per realizzare un preventivo ad hoc. E ci sono delle limitazioni, dei casi in cui voi di Electrical Service ci dite no, non è il caso di installare un Seakeeper? No, non è mai successo. Non è mai successo, okay, quindi, al momento, però diciamo che è sempre consigliato, perché ovviamente immaginate di restare alla fonda. Mettiamo un attimo a folle se possiamo, ovviamente abbiamo l'imbarcazione intorno a noi, ma ponendoci a folle, guardate, sembra di essere praticamente fermi in porto con questo mare, con questo vento, quindi possiamo realmente goderci qualsiasi giornata di mare. E per quanto riguarda invece l'alimentazione, uno dei dubbi che gli armatori di solito hanno sul Seakeeper è che sia necessario comunque avere un inverter o un generatore a bordo. Fino a un'imbarcazione di 45 piedi non abbiamo necessità della 220 per alimentare il Seakeeper, vanno a 12 volt. Adesso sono usciti nuovi modelli, il 4 e il 4.5, che tendenzialmente sono la stessa macchina, con il 4.5 un po' di potenza in più, ma il 4 la cosa bellissima è che ha 12 volt, quindi noi ci spingiamo su un 43, un 44, un'alimentazione 12 volt, quindi molto performante per gli armatori che amano fare la rada e non accendere il generatore. E quindi per quanto riguarda l'autonomia invece, quanto tempo riusciamo a gestire con un Seakeeper acceso costantemente? Allora, Seakeeper acceso costantemente, siamo come consumi in ampere su una trentina, 30-35 ampere, come col Seakeeper 4 sto parlando. Questo ovviamente, la domanda che mi fai Carlo è sempre dedicata alla richiesta del cliente. Se il cliente mi chiede 4 ore d'autonomia o 10 ore d'autonomia, però riusciamo a sopperire questa richiesta, perché ovviamente con la nuova tecnologia delle batterie a litio riusciamo a sfruttarle al massimo. Quindi con un bel pacco batterie otteniamo bei risultati. Quindi ovviamente anche questo, in questo caso lo studio è affidato a voi. Voi ovviamente, io nel frattempo ho disattivato il Seakeeper, sì, ho fatto uno scherzetto, guardate, c'è il display che ci dà l'angolazione, il rollio, arriviamo anche a 10 gradi di rollio, ma basta premere e contiamo, guardate, in 3 secondi siamo perfettamente bilanciati. È un giochino che io farei costantemente, non smetterei mai di farlo, perché è davvero incredibile. Soprattutto pensate su imbarcazioni più piccole di 7 metri addirittura, quindi possiamo anche pescare, possiamo fare di tutto per quasi tutta la giornata di fatto. Sì, 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 assolutamente sì, e riducendo al minimo quello che è praticamente lo stress di bordo, che dopo una giornata di mare è pesante, si sente. Certo. Anche per chi è abituato. Soprattutto in ottica crociera di porto e ancora di più col noleggio, perché certo, le uscite ovviamente con persone che non sono esperte, non sono mai simpatiche con questa tipologia di mare. E ultimissima domanda, qualora volessi installare i ride in autonomia, posso seguire un tutorial, delle informazioni? Sì, assolutamente sì, ci sono delle linee guida
realizzate da Sea Keeper, pazzesche, fenomenali. Addirittura hanno realizzato un'app dove tu riesci praticamente a seguire passo passo quello che è l'installazione meccanica, elettrica e la messa in funzione. Ovviamente non ti servirà altro che un centro assistenza per verificare il tutto, tutto ciò che è realizzato per attivare la garanzia. Quindi semplicemente io posso installarlo, ma comunque la garanzia resta valida? Assolutamente. Perché sì. Voi sarete... Dopo l'attivazione di un centro assistenza... Quindi voi verificherete che io abbia effettuato il lavoro adeguatamente secondo le vostre linee guida. Perfetto, confermo. Benissimo, quindi cari amici, non ci resta che rientrare in banchina. Sarebbe simpatico effettuare una battuta di pesca. E voi, come sempre, lasciate un commento con la vostra opinione. Se avete qualsiasi dubbio o domanda, o se volete vedere altri video di questa tipologia, o magari seguire le altre installazioni effettuate da Electrical Service, lasciateci sempre un commento che noi provvederemo ad accontentarvi. Io ringrazio ancora Gennaro per la disponibilità. Grazie a te, Carlo. E ovviamente ringraziamo anche Mimmo. Arrivederci. Che è stato con noi a bordo durante i test e quindi durante i sea trial. E come sempre, per tutti i prossimi video, ci vediamo sempre qui su The Sea Team. Grazie ancora. Ciao.